Vuoi spostare i plugin da un hard disk ad un altro, ad esempio per liberare memoria, e vuoi farlo senza creare problemi, senza dover spostare tante cartelle? Uno dice, ma dove devo mettere queste cartelle? Qua, là, mamma, adesso il plugin non funziona più, come mai? Se vuoi evitare tutto ciò, resta qui con me perché ti mostrerò come fare il tutto grazie ad un piccolo programma. E aggiungo pure che se utilizzi Audacity, dopo ti mostro pure un bel trucchetto che ti permetterà di utilizzare i plugin anche se sono stati installati su un altra cartella. Catch me if I fall. Salve a tutti e benvenuti qui su Lestep. Come ho detto poco fa e come avete letto anche dal titolo, oggi vi mostro un bel programma che ci permette di spostare i nostri plugin da un hard disk ad un altro, da una cartella ad un'altra, e fare il tutto senza creare problemi. Purtroppo però devo darvi una brutta notizia, perché questo programma è solo per Windows, almeno nel momento in cui sto registrando questo video. Chi lo sa, magari più avanti verrà sviluppato anche per Mac. Però fatemelo sapere qui sotto nei commenti e proverò a fare qualche ricerca e vedere se c'è un'alternativa valida. Detto questo, questo programma non è solo, io lo posso utilizzare anche per spostare un programma come ad esempio Photoshop, Premiere, che sono dei programmi molto pesanti. Io posso utilizzare comunque questo programma. Ora voi potete saltare, perché io adesso parlerò un altro po', però voi potete appunto saltare direttamente e vedere come appunto procedere, come si fa appunto a spostare i plugin. Però se volete sapere alcuni piccoli dettagli, però importanti, alcune premesse, allora restate qui con me perché vi devo spiegare alcune cose, vi devo chiarire alcune cose. Tanto voglio dirvi quali sono i metodi per spostare i plugin. È giusto farvi sapere che ci sono altri metodi. In realtà ne ho scelti tre, però voi ovviamente fatemi sapere se conoscete un altro metodo o un altro programma. Il primo è quello di reinstallare il tutto, quindi fare proprio una cosa da zero, quindi disinstallo e installo nuovamente. Sì, è un processo molto macchinoso che richiede molto tempo, ma a volte dobbiamo per forza di cose fare così. Il secondo metodo invece è quello di spostare manualmente tutto quanto, tutti i vari file, ossia se io installo il Kontakt sul mio computer e io voglio spostarlo sul mio hard disk, non mi basta spostare solo il file del Kontakt, ok, del plugin, e lo sposto sul mio hard disk e ho finito. No, perché devo anche spostare tutte le varie dipendenze, tutti i contenuti che utilizza poi il Kontakt. Librerie, immagini, tutte queste risorse che servono appunto al plugin. Quindi devo spostarmi poi tutte queste cartelle, che poi tra l'altro sono sparse sul nostro hard disk. Quando io installo un plugin o un programma, non è che si crea solo un file in un determinato posto, ma sì, ovviamente si creano tanti file sparsi ovunque, come fossero le sfere del drago, ok? Ma oltre a questo, c'è anche da considerare il fatto che bisogna poi modificare i valori nel registro, quindi è una cosa molto complessa. Il terzo, che è quello che vi faccio vedere in questo video, è utilizzare i symbolic link, che tranquilli vi spiegherò velocemente più avanti. Praticamente sono dei collegamenti del file che ho spostato nella, ovviamente nella posizione precedente, così faccio credere al computer o al programma o al plugin che ancora il plugin si trova proprio lì, che non ho spostato niente, quando in realtà invece l'ho fatto, però ho creato questo symbolic link. I symbolic link ovviamente sono presenti in quasi tutti i sistemi, ma invece di fare tutto ciò, cioè invece di prendere il file, spostarlo, creare il collegamento, questo symbolic link, c'è un programma che adesso vi mostrerò che fa tutto al posto nostro. Dobbiamo solo fare due cose: indicare la cartella di dove si trova il file originale e la nuova posizione dove lo voglio spostare. Faccio next e ho finito. Adesso però vi spiego io piano piano tutto quanto. Voglio solo dirvi alcune premesse che ovviamente sono importanti da sapere. Questo programma, che si chiama Ultimate Plugin Tool, la mia pronuncia come al solito è il top, obiettivo del 2023, imparare l'inglese, non vi andrà a spostare il plugin con tutti i contenuti. Quindi se io gli dico, ciccio, mi devi spostare tu i plugin da qui a qui, ma mi devi spostare pure le librerie,
vedere e spostare anche tutti i file che vi ho detto prima che si trovano sparsi sul mio hard disk. Purtroppo questo non lo fa questo plugin. Questo programma mi va a spostare solo quello che io ho indicato. Se voglio spostare le librerie, benissimo, gli dico sposta la libreria in questo punto. E poi deve per forza di cose andare a creare pure questi maledetti symbolic link, li deve creare per forza nella cartella dove appunto si trovava prima il plugin. Quindi già so quello che state pensando, ma se io voglio formattare il computer, posso utilizzare poi questo programma per spostarmi i plugin e poi rimetterli dove erano prima? Purtroppo devo dirvi di no. Quindi questo programma appunto non è pensato per fare questa cosa. Se ad esempio un domani voglio formattare il computer, devo installare nuovamente tutti i plugin. Al momento che io sappia non c'è una soluzione per evitare di installare nuovamente i plugin quando si formatta il computer. Se vi devo dare un consiglio, se non l'avete ancora installato i plugin, installati su un hard disk esterno. Così quando si formatta il computer, formattate solo appunto l'hard disk dove c'è solo il sistema operativo e basta. I plugin sono invece a parte, che resteranno sempre lì a vita, va bene? E allora eccoci qua sul sito, ovviamente ve lo lascio sempre in descrizione, e il plugin, ce l'ho con questo plugin, il programma si chiama Ultimate Plugin Tool, l'ultima versione del 28 marzo 2016, mamma mia, però comunque l'ho provato e funziona. C'è per 32 e 64 bit, lo scaricate cliccando qui, ovviamente, oppure cliccando direttamente qua sul nome, va bene? Ovviamente è leggerissimo, si installa come si fa con qualsiasi altro programma e siete a posto. E ovviamente se volete supportare questo appunto sviluppatore potete farlo cliccando qui. E allora eccoci qua all'interno del mio computer, io qui sulla mia sinistra ma anche sulla vostra, qui ci sono i plugin che ho installato io ce l'ho tutti in un'unica cartella VST per 64. Mi fermo un attimo perché se volete sapere come si installano i plugin in modo corretto senza avere problemi, ho fatto un bel video completo, ok, ve lo linko in descrizione. Quindi dicevamo che io qui ho tutti i miei plugin e qui ho un altro percorso, un altro hard disk dove appunto voglio mettere i miei plugin, li voglio quindi spostare qui dentro. Ora io per velocizzare questo video andrò a spostare solo pochi plugin perché altrimenti ci vorrà tantissimo. Quindi ad esempio io voglio spostare il TDR Nova, quando in realtà avrebbe più senso spostare magari tutta l'intera cartella di questi instruments dove ci sono dove c'è il Serum Vital che mi pesa 2 giga e qualcosa. Quindi potrei spostare tutta questa cartella in un altro hard disk, oppure addirittura tutta l'intera cartella dei VST per 64, cioè dove ci sono tutti i miei VST, e andrei a risparmiare, vediamo quanto, 4 giga e qualcosa. Poi ovviamente potrei anche spostarmi le librerie, perché non si trovano qui, si trovano su un altro percorso, quindi potrei mettere le librerie su un altro hard disk e far credere ancora al mio plugin che le librerie sono ancora lì, che io non ho fatto niente, che non ho spostato niente. Ecco qua il programma. Ora ovviamente questo ci permette di fare anche altre cose, ad esempio di cercare i plugin duplicati e lui appunto me li va ad eliminare, questo è molto comodo, oppure di andare a gestire tutti i prodotti delle native instruments, oppure di andare a sistemare alcune librerie, di andare a correggere alcuni problemi, insomma davvero completo. Quindi questo vi aiuterà tantissimo se avete questi problemi, ma noi utilizziamo l'ultima voce che è quella già selezionata di default. Ora vado a cliccare proprio su next ed eccoci qua, voi avrete una cosa simile a questa. Allora qui dobbiamo andare a selezionare la cartella originale, il percorso originale, cioè dove si trova il mio plugin attualmente che voglio spostare. Quindi vado a cliccare appunto su browse, così vado a dire dove si trova il mio TDR Nova, clicco qua e vado a cercare tra tutte le mie cartelle proprio il percorso di quello che voglio spostare. Questo è il file che voglio spostare e vedete, ecco qua, questo è il mio percorso. Ora qui devo appunto indicare la nuova posizione, quindi abbiamo detto che io voglio mettere il plugin in questo percorso qua, quindi vado a cliccare sempre qua su browse e vado a dire dove si trova il percorso che voglio utilizzare. In questo caso io sempre me lo copio per comodità e me lo metto qua, incolla, ecco qua il nuovo percorso. Quindi da qua il plugin si sposterà qui sul disco E. Mi raccomando, assicuratevi che qui sotto vi fa vedere il percorso completo dove appunto verrà spostato il plugin. Il plugin verrà spostato nel mio caso in questo percorso. Fatto ciò, vado a fare next. Ora lui mi dice appunto la cartella non esiste, TDR Nova, che fa? La andiamo a creare? Sì, facciamolo subito e gli dico sì. Vedete, pochi secondi perché ovviamente si tratta di un plugin molto leggero. Ah già, vedete? In pratica abbiamo già spostato il file. Ora ve lo faccio rivedere. Allora faccio di nuovo next. Guardate, si trova qui sul mio disco locale C. Lo voglio spostare sul disco locale E, cioè sul disco esterno E. Faccio next, gli dico sì,
Guardate, vedete? Vedete che qui c'è ancora la cartella del TDR Nova. E qualcuno sta pensando, allora cosa, non è successo niente? No, perché come vi ho detto prima, ci deve essere un collegamento al file che abbiamo spostato. Questo ci deve essere perché, ripeto, quando io adesso vado ad aprire Ableton, così come Audacity, così come qualsiasi altra cosa, il programma vedrà comunque questo TDR Nova, perché sa che ovviamente l'abbiamo installato qui. È solo per noi, per liberare spazio. Ma il programma crede ancora che si trova qua. E deve essere così. Perché nel momento in cui abbiamo installato il plugin, ovviamente l'abbiamo installato qui, su questo percorso. E quindi anche il plugin stesso deve capire che non è successo niente. E mi raccomando, voi dovete sempre utilizzare questo percorso qua. Cioè non dovete cambiare niente su Ableton, su Audacity. Quindi non dovete appunto indicare un nuovo percorso. Va bene, dovete lasciare tutto così com'è. Quindi questo è appunto un symbolic link. O in italiano link simbolico, che poi fa schifo detto così. Comunque è appunto un collegamento al file originale. La differenza, magari se qualcuno se lo sta chiedendo, qual è la differenza quando io faccio clic destro e faccio crea collegamento? Vedi, c'è sempre la freccia come questo. No, perché se io faccio questo collegamento lo metto qua al posto del symbolic link, non funzionerà bene. Il programma, il plugin, ci crederà poco e niente. Dirà, ah, questo è un collegamento, non è appunto compatibile, non è appunto sicuro al 100% con tutti i programmi. Mentre il symbolic link è più credibile. Se ci fate caso, vi faccio subito vedere sta cosa. Quando io faccio doppio clic qua, guardate, lui mi riporta nel file TDR Nova, cioè dove c'è il plugin. Ma guardate qua il percorso, si trova sempre allo stesso modo. Cioè, come se io ho ancora il TDR Nova in questa posizione. Guardate, sul disco locale C. Mentre quando lo faccio con il collegamento, doppio clic, anzi facciamo così, lo sposto qua. Guardate, doppio clic, guardate il percorso come cambia. Disco locale E. No, disco locale E, l'hard disk E. Al disco esterno. Ripeto, questi symbolic link li possiamo creare noi con qualsiasi programma, con qualsiasi altra cosa, però ripeto, questo programma ci sposta il plugin e nel frattempo ci crea questo symbolic link. Quindi abbiamo visto appunto come si sposta un plugin, una cartella qualsiasi. Ora, se io voglio riportare di nuovo il TDR Nova qui dove era prima, ovviamente io elimino il symbolic link, tanto non vado a eliminare il file originale perché ce l'ho qua, e adesso devo fare il contrario, cioè gli devo dire dove si trova la posizione originale. Si trova qui questa volta, no, sul disco locale C. Quindi devo invertire le cose in pratica, quindi questo lo metto qua e io voglio adesso spostare questo plugin dove era prima, quindi gli devo dire questo percorso qua. Mi fa vedere qui sotto il percorso completo di dove verrà poi spostato il plugin. Ah, qui ovviamente non gli devo dire di spostare tutta la cartella VST64, ma il TDR Nova. Ok, quindi ovviamente voi sempre per non fare confusione, invece di fare come faccio io di copiare l'indirizzo, cercate da qua la cartella che volete spostare. In questo caso appunto è proprio questa, TDR Nova. Ora faccio next, ora guardate come cambierà tutto quanto. Faccio sì. Perfetto, vedete qui si crea un symbolic link e qua è stato spostato il plugin dove era prima. Ora vi faccio vedere altre due opzioni che abbiamo su questo programma. Se io ho spostato prima il plugin su un altro hard disk, o se per sbaglio ho eliminato il symbolic link che c'era prima, quello del TDR Nova, io lo posso ricreare nuovamente. Però è una cosa un po' complicata, cercherò di spiegarvelo in modo semplice. Allora, qua cancelliamo tutti i percorsi, così facciamo tutto da capo. E questa è la voce che dobbiamo attivare. Prima di attivare questa, dobbiamo qua indicare non il percorso originale, di dove ovviamente si trova il file originale, cioè qua vedete che questo è il file originale del TDR Nova che ho spostato su quest'altra hard disk, ma dobbiamo indicare dove vogliamo creare il symbolic link, dove vogliamo creare questo collegamento, questo portale. Ok, e io ad esempio lo voglio creare qua dove era prima, infatti su filter ecco, voglio creare appunto il collegamento che io per errore ho eliminato. Clicco qua su browse, ovviamente vado a cercare appunto il percorso di dove voglio creare questo symbolic link, quindi VST64, dove si trova, eccolo qua, filter ecco, perfetto. E devo anche con simbolo slash, non slash, backslash, quindi la barra rovesciata, detta in italiano, che si trova sopra il tasto tab. Magari con un'immagine vi faccio vedere meglio. Faccio questo, vedete, e qua vado a mettere il nome del plugin che voglio creare qui come collegamento, in questo caso il TDR Nova, quindi TDR Nova. Ora nella nuova posizione io devo dire dove si trova il file originale, quindi io al contrario, un po' che parole fa un po' confondere, potevano farlo più semplice in realtà, però
se seguite piano piano questo video, magari mettete in pausa, potete capire bene come funziona. Ora qua appunto vi voglio dire praticamente dov'è il file originale. Eccolo qua, VCT64, questa è la cartella. Non devo mettere però, attenzione, qua TDR Nova come prima, ma devo solo qua indicare dove si trova il file originale, perché tanto l'abbiamo indicato da qui, va bene? Qua gli devo dire il posto, dove si trova questo TDR Nova? Si trova su VCT64, ecco qua. E poi, importantissimo, devo cliccare su questa voce, devo spuntare qua, perché ho già spostato il file. Vado a creare appunto il symbolic link. Perfetto, vado a fare next, sempre al solito mi dice che deve creare una cartella, faccio sì, e adesso vedete che di nuovo ho creato questo symbolic link. Ora vediamo invece l'ultima voce, questa ci permette, questa ultima voce, di praticamente spostare sempre il plugin, ma dando un nome diverso. Vi faccio subito vedere, è praticamente il procedimento che abbiamo visto prima, cioè vado ad indicare il plugin che voglio spostare, voglio spostare il TDR Nova, che adesso ho rimesso qua, lo voglio spostare appunto su un altro hard disk, ma gli voglio dare un altro nome. Quindi come faccio? Sempre vado a prendere il TDR Nova, che si trova proprio qua sul mio hard disk locale C, e lo voglio mettere in quest'altra posizione. Perfetto, ecco qua. Ok, e adesso vado a cliccare qua su questa voce, e ora qua ovviamente come prima sempre la backslash, la barra rovesciata che si trova sopra il tasto tab, e gli dico TDR Nova. Qua posso scrivere quello che voglio io, posso dare un nome diverso, TDR Nova che ho spostato. Quindi seleziono questa voce e faccio next. Sì, voglio creare la cartella, sì, non ti preoccupare, vado indietro, ecco qua, vedete? Ora lui va a creare TDR Nova, perché qua si chiama sempre TDR Nova, ricordiamoci che qua non deve cambiare niente, il computer non deve capire niente, nemmeno il programma e nemmeno il plugin, deve capire che TDR Nova non è stato fatto niente, cioè è stato proprio lasciato così com'è, con il nome e con tutti i file. Ma qua sul mio hard disk esterno invece ce l'ho con un altro nome adesso, perché ho selezionato quella voce. Mi raccomando, non spostate questo su un'altra posizione, lasciatelo qua, mi raccomando, perché altrimenti poi qua non funzionerà il collegamento. Ora andiamo a vedere l'ultima cosa che vi avevo promesso ad inizio video, ed è quello di utilizzare questa cosa per i plugin su Audacity. Ora qua io elimino questo, lo riporto come prima, così facciamo tutto da zero. Ora, come già alcuni di voi sanno, per utilizzare i plugin all'interno di Audacity dobbiamo installarli su alcune cartelle. Non possiamo ovviamente metterle dove vogliamo noi, ma dobbiamo metterle appunto su quello che ci dice Audacity. Ora ovviamente se io installo un plugin da zero posso metterla proprio lì dove mi dice Audacity. Tra l'altro ho fatto un video a riguardo come installare i plugin su Audacity, quindi vi lascio il link così potete approfondire meglio. Però dicevo che se ovviamente io installo un plugin da zero, utilizzo Audacity, me lo installo lì senza fare casini, me lo installo sulla cartella che dice lui. Il problema è che quando io già ho installato dei plugin sul mio hard disk da un'altra parte, come faccio? Ripeto, non posso spostarlo con, come faccio così, prendo questo e lo metto qua. Io posso ovviamente utilizzare questo programma. Questa ovviamente vi faccio prima vedere, questa è la cartella Steinberg VST Plugins, quindi Steinberg, la classica cartella VST Plugins, che è la cartella ovviamente che Audacity utilizza per i plugin. Quindi io lo devo mettere, già qui ho due plugin, però se io voglio mettere, che ne so, proviamo a fare il Voxengo, questi due plugin qua, se io faccio un collegamento, perfetto, ora qui ho un collegamento, vedete, non è un symbolic link ma è un tradizionale collegamento. Prendo Audacity, vado su effetti e vedete che su VST ho soltanto il TDR Nova e il TAR Reverb, che sono questi due, vedete, ma il Voxengo non ce l'ho, perché questo, come vi dicevo prima, su Ableton questo collegamento normale funziona, ma Audacity non ci crede, dice no, è un collegamento. Quindi noi, per ingannare Audacity, utilizziamo appunto il symbolic link grazie al programma che vi ho fatto vedere prima. Ora in realtà abbiamo due metodi, cioè o qui creare un symbolic link che fa riferimento al plugin dove l'abbiamo installato noi sul computer, oppure possiamo direttamente spostare tutto il plugin, sempre con il programma ovviamente. Quindi abbiamo questi due metodi, quindi in entrambi i casi comunque funziona. Apro sempre il programma, clicco sempre su questa voce, vado a fare next. Qui, ripeto, posso spostare tutto il plugin e metterlo sulla nuova cartella, cioè sulla cartella Steinberg, oppure posso creare un symbolic link, che è, come vi ho detto prima, un po' complicata la procedura, però ve lo faccio rivedere con questa scusa. Ma quindi, questo PC, file, disco locale C, programmi, dove si trova il VST, ecco qua, filter, Voxengo, faccio ok, e qua gli dico dove vuoi spostare, lo voglio spostare nella cartella Steinberg, perché Audacity utilizza quella cartella lì.
Quindi questo PC, programmi, Steinberg, eccola qua, e poi ovviamente li vado a mettere su VST plugins, mi raccomando, qui dentro, va bene? Perfetto, ora faccio next, qua mi assicuro che il percorso è giusto, sì, ok, è stato spostato, come potete vedere, il file. Vado subito su Audacity, così vi faccio vedere che funziona, perché l'abbiamo spostato, vado a prendere, vado a caricare qualcosa, eccola qua, effetti, VST, ecco qua questi due, vedete, funziona, quelli della Voxengo. E vi voglio far vedere l'ultima cosa per creare appunto i symbolic link. Facciamo ovviamente il contrario, quindi qua elimino tutto. Ora nella posizione originale, invece di mettere questa qua dove si trova appunto il plugin, nella posizione appunto originale dove si trova adesso, devo dire dove voglio creare questo symbolic link. Perfetto, quindi vado su browse, vado a cercare Steinberg, ecco qua, e poi VST plugins, do l'ok, e poi qua sempre con il backslash barra rovesciata creo questo, e poi gli vado a dire qual è la, come si chiama la cartella che voglio spostare, Voxengo, cioè no, che voglio spostare la cartella che voglio creare, dove voglio creare il symbolic link, nella su new location devo appunto mettere dove si trova il file originale, dove si trova il file originale, si trova qua su VST64, quindi questo PC, disco locale C, programmi, VST64, eccolo qua, poi su filter EQ, Voxengo, do l'ok, perfetto. Ora ho sbagliato, vedete, perché non dovevo selezionare Voxengo, perché altrimenti qua vedete che ce l'ho due volte, ho sbagliato, ma devo solo dire il percorso, ripeto, questo vale solo se devo creare il symbolic link, elimino, ma deve essere così, va bene? Poi qui sotto potete assicurarvi che lo trovate in questo modo, cioè senza due volte il nome Voxengo o il nome del vostro plugin che dovete spostare. Vado a selezionare questa voce, benissimo, e adesso dovrebbe funzionare, quindi dovrei creare qui un symbolic link. Vado a fare next, yes, vediamo cosa è successo, benissimo, ce l'abbiamo fatta, ecco qua il collegamento. Ora andiamo ad aprire, vi faccio vedere che adesso funziona con il symbolic link, a differenza del classico collegamento. Guardate la magia, effetti, VST, ecco qua, vedete, funziona benissimo con tutti i preset addirittura. Audacity l'abbiamo ingannato perché crede che la cartella Voxengo è quella originale. E niente, questo è quanto, io sono bianchissimo. Dobbiamo ringraziare tantissimo innanzitutto questo sviluppatore che ha creato questo fantastico programma, che ripeto, questo purtroppo non è utile quando dobbiamo formattare il computer, perché non possiamo spostare del tutto i plugin, ma andiamo semplicemente ad ingannare il sistema grazie ai symbolic link e grazie anche al programma Ultimate Plugin Tool. E mi raccomando, ci deve essere sempre il collegamento, non eliminate niente, ok? Fate così come ho fatto vedere nel video, cioè cercate anche soprattutto di capire qual è il funzionamento, come funziona tutto quanto, con calma, ok? Provate, magari io non mi assumo nessuna responsabilità, perché magari se sbagliate potete un pochettino sballare tutto quanto. Quindi mi raccomando, provate questa cosa prima con dei plugin leggerissimi, con delle piccole cartelle, con dei piccoli programmi, così per capire bene il funzionamento, cosa che ho fatto pure io, non ho spostato tutta l'intera cartella. Una volta che ho capito come funziona, ho detto, ah va bene, allora posso spostare poi tutto il resto. Comunque voi nei commenti fatemi sapere se conoscete magari qualche altro metodo, qualche altro programma, fatemelo sapere, va bene? Vi auguro una buona continuazione, ma soprattutto una buona musica. Ciao! No, aspetta, cosa stai facendo? Non chiudere il video, perché qui ci sono altri video che potrebbero interessarti. Quindi perché no? Dai un'occhiata.